Hi! Welcome in my kitchen. Here's my chef Kati. Let's start to make piada, or called piadina. It's so easier. Piada is a specialty of my hometown Rimini, which is in Italy, located on the northeast coast, close to Venice. The ingredients are very easy. Flour, lard, salt, baking soda, and water. So let's start to make piada. What is piada? You will see. Ciao, ed ecco qua my chef Kati che farà la piada. E come voi sapete, la piada ha origini romagnole e io farò la piada di Rimini perché sono riminese. Gli ingredienti sono semplicissimi: farina, strutto, sale, acqua e bicarbonato. Stop! Questi sono gli ingredienti base. Il resto è arlecchino. Ecco, è ora di introdurre la campana al lavoro lì nella planetaria. A più tardi! Siamo al lavoro. Let's work! Here I am. The dough is ready. It's very soft. Very soft because of the lard. It's very soft and smelly so good. So work a little bit on the working table. L'impasto è pronto, è morbidissimo. Questa morbidezza è data dallo strutto, ce ne vuole abbastanza, generosamente, tanto. Ecco, una volta fatta la palla si mette dentro il canovaccio, si lascia riposare un pochino. So you can use a towel and cover it for 30 minutes, around 30 minutes. Ah, sorry, the water has to be very, very hot. Bisogna riposare per una trentina di minuti e l'acqua deve essere veramente calda. After 30 minutes, we can start to make small balls. They are around 150 grams. Ecco, dopo una trentina di minuti, si creano palline di 150 grammi l'uno. Bon. E si preparano, si mettono in fila in attesa di essere lavorati. And so you have to make the entire dough in small balls. 150 grams are 5.5 ounces. It's hard for me. I'm thinking in grams. I'm drinking in liters. I'm driving in kilometers. Here we are with the small balls of dough. They're ready to be transformed into piadina. Have to flat them and to roll them with the rolling pin. Le palline sono pronte per essere stese. Oggi se l'impasto è molto molle ci vuole un po' di più, dipende sempre anche dalla stagione fuori, da cosa c'è fuori, l'umidità, la pressione, eccetera. E niente, appiattiamo la pallina, un colpo avanti, un colpo dietro e 90 gradi giro la piada. Forward and back, forward and back, and 90 degrees, turn your toe. Thank you.
Eccola. Ho bucato la piada con la forchetta. Ecco. Pochi minuti per lato. I stick the fork, the piada with the fork, and it takes a couple of minutes per side. And after, piada is ready to be filled with prosciutto crudo or fresh cheese, arugula, parmesan cheese, parmesan, slices of parmesan cheese, did I say prosciutto crudo? Yeah. Or easy salame Milano and fontina, or I don't know, grilled sausages with grilled onion. La pida la sonzista la svola. So, this piada is a little thick, but I like thick. You can do thinner. Questa piadina è un po' spessa, ma a me piace molto. La piada riminese è sottile. La piada di Cesena Cesenatico è più spessa. Diciamo che ho la ricetta di Rimini con la forma del Cesenate. So, my recipe is from Rimini, but the shape is from Cesena and Cesenatico, so a little bit thick. I like it more. So it's almost done. Sorry, a little bit on the other side. The piada is ready. I used to cut it in 6 pieces, but you will find like a taco, only a one cut, and then put together in that way. But so like this, and you can fill it with whatever you want, prosciutto crudo, close and eat like a sandwich, or salame Milano and fontina cheese, or sausages and onion, or whatever, and it smells good. Ecco, la piada è pronta. Solitamente questa è un po' piccolina, però va bene lo stesso. Si fa un taglio. Il concetto è come quello del panino, e dentro metti quello che ti pare: prosciutto crudo, salame formaggio, salsiccia alla svola, rucola, prosciutto, pendolini, grana, eccetera. Io a casa la taglio in 6 e poi la servo così, i bambini se ne prendono un pezzettino alla volta. I cut it in 6 pieces, and this is for the family size, and you can eat like that. I love it. It smells good. I love piadina. Io amo la piada. Thank you for being with me. Grazie per essere stati con me. Piada is ready. I used to cut it in 6 pieces, but you will find like a taco, only one cut, and then put together in that way. But so like this, and you can fill it with whatever you want, prosciutto crudo, close and eat like a sandwich, or salame Milano and fontina cheese, or sausages and onion, or whatever, and it smells good. Ecco, la piada è pronta. Solitamente questa è un po' piccolina, però va bene lo stesso. Si fa un taglio. Il concetto è come quello del panino, e dentro metti quello che ti pare. Prosciutto crudo, salame formaggio, salsiccia alla svola, rucola, prosciutto, pendolini, grana, eccetera. Io a casa la taglio in 6 e poi la servo così, i bambini se ne prendono un pezzettino alla volta. I cut it in 6 pieces, and this is for the family size, and you can eat like that. I love it. Okay.
smells good. I love piadina. Io amo la piada. Thank you for being with me. Grazie per essere stati con me.